In questo video parleremo di Costituzione. I nostri padroni, questi che vengono rappresentati in TV da questa gente in giacca e cravatta, con la faccia rilassata e ricca, ci dicono quanto è bella la Costituzione. E loro adesso prendono alcuni articoli e li commentano. Io invece ci voglio commentare sopra. Inviolabili. E lo Stato chiede anche che si aiuti chi sta peggio. Beh, certo, allo Stato piace fare l'adulto e quindi aiutare questi poveri, indifesi bambini. Ma ricordiamo che lo Stato non aiuta gratuitamente. Per poter offrire questo aiuto, ti chiederà qualcosa in cambio, diciamo, pagherella, tipo le tasse che devono aumentare, perché sennò non può aiutare il povero Stato. Ma soprattutto qui il concetto di aiutare serve per rendere lo schiavo che sta gestendo lo schiavo mai responsabile e indipendente. In questo modo lui rimane bambino, rimane piccolo e a quel punto è giustificato che ci sia lo Stato che si occupi di questi bambini che non crescono mai mentalmente per essere così indipendenti e tirare fuori quello che serve per vivere da sé, non ce la fai dove c'è uno Stato che ti aiuta. A me come donna è particolarmente caro l'articolo 3 della Costituzione, laddove si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. 70 anni dopo però questo principio non è ancora stato attuato pienamente. In Italia il 74% degli uomini lavorano, mentre per le donne la percentuale si abbassa al 51%. Quindi lo Stato adesso si occupa, dice, ma perché c'è solo un fantozzi che va al lavoro? Vogliamo anche una fantozza che si piega e ci lecca il culo come fa Fantozzi, no? Quindi entrambi i membri della famiglia devono leccare i culi al lavoro. È ovvio, non è che allo Stato gliene freghi qualcosa della parità. Poi è fondamentale per lo Stato mettere le mani al bambino, che una volta che i genitori sono completamente al lavoro a fare gli schiavi, questo bambino dovrà essere cresciuto, indovina da chi? Dallo Stato, che prepara mentalmente il prossimo schiavo. Per lo Stato, infatti, la madre e il padre è solo una produttrice di nuove unità, però queste unità verranno sviluppate e cresciute dallo Stato, altrimenti non diventano zombie come questi grandi adulti. Il compito dello Stato è agire concretamente per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. Quindi tutti allo stesso piano, comunismo diciamo, lo Stato si occupa per renderci tutti uguali, in realtà noi non siamo tutti uguali, c'è chi vuole lavorare di più, chi vuole lavorare di più, invece no, loro ci vogliono mettere tutto sullo stesso piano e farci tornare di nuovo in comunismo. Dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. La mia Sono personalità, fermate, ecco la mia personalità, caro Floris. Prevede poter smascherare voi zozzoni, voi bugiardi in modo professionale. Io lavoro tutti i giorni, produco video tutti i giorni smascherando voi zozzoni, ma è questa la mia personalità, smascherare la merda sempre, la finzione. Ma mi permette questa tua bella costituzione di poter vivere con questa mia natura? Di voler fare questo tipo di lavoro? Così mi ha detto, lo risentiamo. condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. Questa è la mia personalità, io la vorrei sviluppare a pieno. Potresti tu, padrone, per favore, lasciarmi criticare te, padrone, per favore, potresti? Non credo proprio. Se io non faccio i lavori che lo Stato vuole, cioè che lo Stato mi permette di fare, i soliti lavori stupidi da schiavo per mandare avanti questa gabbia, io non prendo soldini. Ok? Articolo 4. Articolo 4, hai capito? Poi c'è sta Stefano, caroista che va si allunga. Sentì un po', va. Riconosce a tutti i cittadini il 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. E promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ecco, materiale o spirituale della società. Io materialmente non do molto, ma spiritualmente sto accrescendo i valori e la testa della pecora del cittadino con i video che faccio. Potrei io, diciamo, partecipare, diciamo, in questo modo. Questo è il modo che a me piace di partecipare in questa bellissima in questa comunità, dando quindi il mio lavoro spirituale per accrescere. Basta. Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Decentramento, sì, come no. Credo che questo articolo della Costituzione sia estremamente moderno, perché contiene dei verbi positivi, come riconoscere, promuovere, minchia, attuare, addirittura adeguare. Ma dai. Come se lo Stato, la Repubblica, fosse un genitore, esatto, che voglia accompagnare il proprio figlio. Questi poveri coglioni. Ah. Quindi lo Stato sta cercando di fare di tutto per poter portare verso l'autonomia questi poveri bambini. Ce la sta mettendo tutta, eh. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio. Ah, quindi la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. E ovviamente decidono loro cosa è cultura e cosa è scientifico. Poi vediamo quest'ultima parte di questo articolo che dice: tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quando lo Stato così si offre per darti un qualcosa, cioè per proteggerti, per darti un servizio, un qualcosa, in realtà ti sta proprio facendo il servizio. Nel senso che, per dire, l'UNESCO, per dire, che protegge certi cose storiche, che può essere qualsiasi cosa di materiale, ma anche così di paesaggio, così, diciamo, quindi che può essere la natura, protegge la natura. Quando loro, per dire, creano un sito UNESCO, per dire, no? Perché tu non ci puoi più mettere, non hai più diritto, te lo stanno togliendo a te, pecorella, per prenderlo in virgolette tutela loro. E allo stesso modo, ogni volta che loro creano parchi così protetti, diciamo, sono tutte aree che tu non ci puoi, sono limitate al tuo accesso, pecorella, che tu, siccome sei un bambino e non sai come proteggere quella cosa, lo Stato ti deve dare il permesso per poterci accedervi, cimicimicici. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite. Democratiche. Che barbario. Ci sono paesi senza democrazia ancora. Questa bellissima democrazia che ti fa scegliere come sarai violentata, pecorella, nei prossimi 2-3 anni. E poi verrà un altro che tu potrai scegliere, che ti violenterà per altri 3 anni. Dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. E certo, voi volete gli schiavi stranieri. Io, infatti, questo articolo mi riguarda. Voi, con questa scusa di aiutare lo straniero, in realtà state mischiando a piacimento queste pecore di diversa razza, diciamo, nella vostra fattoria. Io migrare è un derecho, migrare è un diritto, tranne per voi padroni ricchi. Voi non potete usufruire di questa bellissima, di questo bellissimo diritto, che di fare lo schiavo e muoverti da una parte all'altra. Io l'ho provato sulla mia pelle, è la cosa più violenta che tu puoi fare a un essere umano, portarlo, cioè togliere da dove è nato e mandarlo da un'altra parte. Quindi questo far muovere questa pagonella a destra, a sinistra, serve, diciamo,
per poter alla fine arrivare con incrociamenti e incrociazioni di pecorelle bianche, nere, gialle e quant'altro, finché non arrivi, diciamo, alla pecorella giusta che ti dà un prodotto migliore, diciamo. Quando sei arrivato alla pecorella grigia e marrone, diciamo, che ti produce e non ti chiede niente, diciamo, alla fine tu hai raggiunto il tuo scopo, diciamo, come padrone, hai questa pecorella che ti producono senza tanti problemi. Non è ammessa l'installazione dello stamino per reati politici. Questo tipo ha una potenza, un'attualità incredibile, malgrado i suoi 70 anni. Molti padri costituenti erano stati esuli all'estero, erano stati stranieri e ci stettero molto attenti alle condizioni dello straniero. Poverini, hanno sofferto così tanto. Questi massoni erano anche loro migranti in altri paesi, e siccome hanno sofferto molto, per questo hanno fatto questa legge che praticamente permette di avere pecore di altre fattorie in un'altra, dalla fattoria X alla fattoria Y. Quanto hanno sofferto, poverini. In Italia, alle garanzie della Costituzione. Ah, che bello. Nell'antica Grecia, durante i giochi olimpici, si fermavano tutte le guerre. Pensate, cioè, si fermavano tutte le guerre perché, insomma, dovevano giocare, dovevano divertire la pecora. Quindi la guerra in realtà era un teatro che loro devono fare. Articolo 1. Uh-huh. L'Italia ripudia la guerra come strumento di immagine, difesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ok, quindi, ma il problema è che, pecorella, tu devi capire che se loro non creano il problema, se non c'è un problema così che esce come il cogliona virus o il terrorismo o comunque un qualcosa di esterno che ti sta mettendo a pericolo, pecorella, loro non esisterebbero, pecorella. Quindi quando loro ti dicono che lo Stato ripudia la guerra, ma lo Stato ama la guerra, pecorella, ama il caos, perché da quel caos poi ci sarà l'ordine, il nuovo ordine, pecorella. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità a limitazione delle sovranità in caso di problemi, pecora. Purtroppo la Costituzione ti deve limitare un pochino, perché non la sentiamo di nuovo, pecorella, forse non hai capito. Alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace. Capito? Limitazione della sovranità per avere la pace. Purtroppo, pecorella, dobbiamo mettere per assicurarti la tua sicurezza, pecorella. Noi dobbiamo dobbiamo abbracciarti un po' forte, perché ti stiamo proteggendo, pecorella. Risentiamo. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Controversie che poi sono loro stessi che creano queste controversie, perché ogni Stato è in mano a... Ah, questo qua, guarda. Ah, non mi fa zoomare. Beh, grazie. Ah, sì, certo. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un... Ah, quindi d'accordo con gli altri Stati? Pensate, sono d'accordo a toglierti la sovranità, pecorella, perché lo fanno... Qui sta parlando delle Nazioni Unite, pecorella, cioè il nuovo ordine mondiale. Sono tutti d'accordo, guarda caso. E sembrerebbe quasi che qualcuno dall'altro li controlli tutti questi stati, pecorella? Un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Eh sì, la giustizia trionfa sempre. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Cioè, quindi Nazioni Unite. Vivere in Italia, che è un paese con una costituzione che promuove la pace, è sicuramente un vanto ed un onore per me. Ma vorrei che questo articolo fosse commentato da un grande italiano, Gioacchino Rossini, che in questo breve pezzo del viaggio a Reims, scritto nel 1825, già scassera l'amore fra i popoli di Rossini, quindi un altro massone ha cantato. Sì. Oh.
Ah, bellissimo. Pegore, vi vogliamo tutte unite, perché dovete essere produttive, pegorelle mie. Desidero ricordare l'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, con lo scritto e con... Tutti? Ma tutti? Con ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o a censura. Con questi principi già... Ecco, la stampa non può essere soggetta a censura. Pegorella. Chi paga il pifferaio decide la musica. Quando tu ti incazzi che, insomma, la stampa censura o quello che vuoi tu, in realtà la stampa non è la tua pegorella. E lui ha il diritto di mettere la propria visione del mondo, perché è sua quel giornale. Siccome tu non possiedi un giornale pegorella, scorda la libertà di stampa, non esiste. La Costituzione repubblicana ha garantito alla società democratica italiana la piena libertà di espressione. Wow, che bello, quanto siamo liberi, cazzarola! Ed eccoci arrivati in pegorella al famosissimo articolo 32. Pegora, vai pegora! Perché con esso lo Stato si impegna a proteggere quanto di più importante abbiamo, che è la salute. Lo Stato vuole proteggere quanto di più caro abbiamo, pecore. Quanto è buono lo Stato, vuole proteggere la nostra salute, pecore. Guarda cosa c'è scritto, pecora, nessuno può essere obbligato al trattamento sanitario, guarda, pecora è alla via! Garantendo a tutti i cittadini della Repubblica, anche ai più poveri, il diritto di ricevere le cure necessarie. Anche ai più poveri, ma dove prende questi soldi che garantisce gratuitamente questo servizio sanitario? Da te, pecorella! Il servizio sanitario, insomma, non è proprio questo grande servizio, diciamo, lo stanno cercando di farti fuori, pagorella, però va bene. E ti prendono pure i soldi che fate fuori, neccia, pagorella. Anche di rifiutarle, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Ah, capito, se è un'emergenza, risentiamo il mostro qua. Le cure necessarie, ma anche di rifiutarle, se non nei... Anche di rifiutarle, se non... Capito? Se non in casi di emergenza, pecorella, tu non ti puoi rifiutare, pecorella, risentiamo, pecorella. Le cure necessarie, ma anche di rifiutarle, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Bello è anche l'articolo 37 che regola la vita e il lavoro dei minori, però secondo me ha un piccolo difetto, visto che mi sembra di capire che la Costituzione, con le dovute cautele, si può cambiare. Mi piacerebbe che in quell'articolo ci fosse un pezzettino, una postilla, non so come si chiama, in cui si dice, si difende invece il diritto dei minori a non lavorare. Cioè noi dobbiamo avere questi diritti, no? Io immagino sempre, c'ho sempre l'immagine di questa zebra, in mezzo alla natura, che ha bisogno che un'altra zebra le crei un diritto, così... Lei può fare, può vivere, è veramente orribile tutto ciò. Se per caso si potesse fare, secondo me sarebbe questa nostra bellissima Costituzione, diventerebbe ancora più bella. Oh, che bella la nostra Costituzione, pago, non sei contenta?